sono lo youtuber più invidiato del mondo perché sto facendo un altro video con Paola, grande chef, ciao, grande amica di Braciami Ancora. Sono a Sanremo. Paola, Sanremo è famosa per? Sanremo è famosa per il festival, sì, il gambero rosso di Sanremo, sì, per il mare, sì. Vabbè, poi il pesto ligure è famosissimo, sì. Poi c'è pure il casinò. Certo. Ma da oggi, ragazzi, Sanremo sarà famosa anche per il ristorante dove stiamo andando. Un ristorante carnivoro in una località che fa pesce, diciamo, tanto coraggio. Secondo me ha quel coraggio in più. Sì, certo, oggi, oggi andiamo a trovare questa bella famiglia siciliana che ha questo ristorante carnivoro in collina su a Sanremo. Okay? Ragazzi, se fate come noi che venite ad agosto, il consiglio che vi do è di prendervi un mezzo a due ruote perché c'è veramente tanto traffico. Il ristorante sta in collina, 5 minuti e arriviamo. Il ristorante si chiama I Sapori delle Due Isole. Sono specializzati, Paola, oltre a bistecconi di serie A, in alcuni piatti della cucina sarda e alcuni piatti della cucina siciliana, perché qui c'è una famiglia siciliana che ci lavora. Tu mi raccontavi che hai avuto un locale in Sicilia per quanti anni? Sono a Taormina per 4 anni, un locale a Taormina. Quindi la conosci bene la cucina siciliana? Sì, benissimo, mi manca pure tanto, a dirti la verità, stanno dei piatti che mamma che tanto sono buoni. Allora, oggi mi dici se ti fanno ritorno in mente, okay, la Sicilia, va bene. Entriamo che vi presento questa bella famiglia. Comunque, siccome il locale è siciliano, io mi sono portato questa coppola che ho comprato a Messina qualche anno fa. Francesca, buongiorno, giusto? Michele. Ciao bella. Allora, tu sei la figlia. Esatto. Ok, sei il volto di questo locale. Così dico. Cioè, uno entra e trova te e non è male, no? I motori di questo locale sono mamma e papà che stanno in cucina. Papà sta alla brace e mamma sta in cucina. Esatto. Quanti è che hai aperto il suo ristorante? Sono 7 anni che ho aperto. 7 anni. Perché mamma e papà sono siciliani. Esatto. Tu invece dove sei nata? A Sanremo. Ma te senti più siciliano o più ligure? Dai, ambedue. Un mischione? Sì, okay. Per forza. Perfetto. Lì vedo papà che sta armeggiando la griglia, gli andiamo subito a rompere le palle. Assolutamente, okay? Ce sì. Ce ne vediamo dopo. Sono proprio il più invidiato del mondo, ragazzi. Cioè, in assoluto, ciao. Ragazzi, è Carmelo. Allora, Carmelo, via qua. Tanto ti sei messo in posa, non è una fotografia, è un video. Allora, Carmelo, siciliano di dove? Palermo. Di Palermo, benissimo. Tu sei l'addetto alla brace, nonché uno dei due motori di questo ristorante. Come ti è venuto in mente di fare un locale carnivoro in un posto dove si mangia pesce? Perché noi vogliamo essere una realtà diversa e pratica un valore aggiunto, perché qua non ci sono ristoranti di carne vera e propria, sì, alcuni fanno carne, ma non con la qualità e le carni che abbiamo noi. Come fare il maialino, qua non c'è nessuno. Nessuno fa il maialino. Assolutamente. Te hai fatto questa commissione, te e tua moglie siete siciliani, che poi tu sei di Palermo, tua moglie è di Messina. E già lei, ma dovete dire come fate andare d'accordo, vabbè. Hai fatto il menù siciliano e pure un po' di piatti sardi. Cioè, grande, vuol dire che ti piace proprio, insomma. Sì, assolutamente sì, c'è una grande passione. Non si potrebbe stare davanti al fuoco senza passione. Paola, vieni un attimo qua, tu che hai anni di fronte alla brace e ne hai fatti tanti. Ti sembra credibile sto signore? Credibilissimo. Ti sembra credibile? Allora, che fa per me tutti quelli che usano la brace, cioè, sono eroi. Iniziamo dal maialino. Dal maialino. Che è qua, maialino da latte. Maialino, ragazzi. Direttamente dalla Sardegna. Arriva direttamente dalla Sardegna. Maialino da latte, ce lo mangiamo insieme. Paola, ti piace il maialino da latte? Madonna, buono. Non sarà siciliano, ma è sardo, io posso mangiare pure solo questo. Io, ragazzi, camperei di maialino a patto che è fatto bene. Vediamo sto siciliano come affronta questa prova, no? Avvicinati, avvicinati. Teoria e tecnica dell'infilzata del maialino. La zampa l'abbiamo praticamente bloccata col fil di ferro, giusto? L'hai legata col fil di ferro e ci hai messo uno spunzone, per esempio, sì, uno spillone e sale sull'esterno. Semplice. Paola, io so tanti anni che giro l'Italia, ma un siciliano che in Liguria mi fa il maialino sardo, ammetto, non l'ho mai trovato. Una cosa abbastanza quindi strana. Amici di Braciami Ancora, la mia curiosità è tantissima. Adesso però c'è solo un petit problema, un piccolo problema. Quante ore ci vanno per farlo? E questo qui è piccolino, forse riusciamo a farlo anche in 2 ore e mezza. 2 ore e mezza, bene. E noi come diciamo occupiamo queste 2 ore e mezza? Ma ovviamente, ragazzi, mangiandoci questo mondo e quell'altro. Perché adesso mi seguite in cucina, vi presento Antonella. Antonella, tu sei Antonella, vero? Io sono Antonella, sì.
Ragazzi, questo è il motore, possiamo dire, non c'è stato tuo marito. Sì, dillo, tu dillo. State là. Questo è il vero motore del locale, giusto, ragazzi. Hai indovinato. Sempre se ferma Antonella, qui si chiude tutto. Grande onore e rispetto. Allora, rispetto per A, le mamme che stanno in cucina, B, le donne che stanno in cucina. Che ci prepari? Perché tu sei quella che fai i primi. Allora, io oggi vi preparo la pasta alla norma. La pasta alla norma. Ti piace, Paola, la pasta alla norma? Che scherzi, tantissimo. Ok, bene. Ok, adesso vi faccio la pasta, prima. C'è la pasta. E poi vi faccio il sugo. E poi c'è la norma. Sì. Ok. Senti un po' una cosa, ma tu di dove sei? Io sono di Messina, centro. Messina. Come fai ad andare d'accordo con uno di Palermo, scusa? Per il quieto vivere. Per il quieto vivere. Perché sono una donna intelligente, che vengo da Messina, giusto. Sono più intelligente di quelli di Palermo. Quindi, amici di Palermo, non vi incazzate, ok? Magari ci invitate a Palermo, noi veniamo a Palermo e constatiamo chi è più intelligente tra Messina e Palermo, ok? Giusto. Non mettiamo in difficoltà Paola. Scusa Paola, tra Messina e Palermo te chi preferisci? No, guarda, io no, non mi metto in mezzo a sti casini perché non mi fa litigare con nessuno. Un po' di simpatia ce l'ho, sì, un po' di più per la parte di Messina, perché vivendo a Taormina, provincia di Messina, quindi per quello, però se no la Sicilia è bella tutta. Voglio che paracula! Che paracula! La Sicilia è bella tutta, ma Messina è ancora più bella. Sì, sì, ok, sì, perfetto, dai, no, ti rompo le palle, sennò mi sbaglia la ricetta. Sì, sì, sì. Ma che pasta ci fai? Pasta margherita. Mi piace, mia nonna si chiamava Margherita, gli volevo un sacco bene, perfetto. Perché dai, di solito la fanno con le penne, però è una cosa banale, cioè le banale, penne. Penne. Invece io mi devo fare distinguere. Giusto. Ecco. Ti posso dire? Sì. C'è un bellissimo copricapo. Questo qua, molto bello. Mi dispiace dirlo, l'ho comprato a Palermo. Però... Oh! Dieci minuti, un quarto d'ora è pronto. Oggi è tutto in canna all'attesa. Vabbè. Che però è segno di qualità, no? Certo. Cioè che si cucina espresso. Sicuramente si cucina espresso e con attenzione. Senti, comunque posso dimmi, dire una cosa. E dimmi pure due. Il piatto si deve far aspettare dal cliente. Certo. Perché se io te lo do subito significa che ce l'ho già cotto. Già pronto. Giusto. E allora... Lo sapete che vuol dire? Che vedete arrivare al ristorante dovete pazientarvi. Vi mettete comodi perché la roba buona c'ha bisogno del tempo. Certo. Perché la fretta fa rima con già preparato, precotto, no? Certo. Quindi. Però il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo 20 minuti da impiegare. Birretta? Cavolo. O vedi come far sorridere Paola? Da bravo ristorante che ha alcuni prodotti sardi e alcune ricette siciliane, giustamente che hanno fatto? Hanno messo le classiche birre delle due isole. Birra Ecnusa, birra Messina. C'hanno 20 minuti da investire. Facciamo un confronto che sono curioso. Vediamo qual è più buona, no? Io mi ricordo la prima volta che ci siamo bevuti una birra insieme, me l'hai aperta con la forchetta. Sì. Potresti replicare? Ecco, fatto. Sei numero uno, sei. Fatto, provi pure questa? No. Provi pure questa, dai, vai. Due, vai, dammi l'altra. Io ero un botto di tempo che volevo fare un confronto tra queste due birre, colgo l'occasione di questa pausa. Io inizio dall'Ecnusa, fammi sapere, assaggiamo le tutte e due e poi ci confrontiamo. Vai, facciamo Ecnusa prima. Allora, guarda, sono tutte e due buonissime, però io do, guarda, quel mezzo punto in più alla Messina. Il mezzo punto in più invece lo do all'Ecnusa, per quanto sono birre molto simili, perché sono alla fine, ragazzi, birre industriali, però a me personalmente, forse attaccamento, sentimento, non lo so, l'Ecnusa c'ha quel cosino in più. Comunque, ragazzi, io volevo sapere da parte vostra, se mai avete fatto un confronto del genere, quale vi piace di più, se la birra Messina o la birra Ecnusa. Comunque, noi dovevamo riempire 20 minuti, l'abbiamo fatto. Perfetto. Ci sono le melanzane che stanno friggendo. Si mangia? Si passa mangia. La norma? Passa la norma, vai. Si mangia. Torniamo in cucina. Andiamo. A me la storia di Antonella mi piace da morire, è partita dalla Sicilia che aveva 5-6 anni, sì. Piace perché lei utilizza il cibo, le sue ricette, come eterno trade union con la sua terra. A me sto fatto che il cibo diventa legame con la terra, me fa impazzire. Vero, vero, vero. Che messaggio pazzesco che manda il cibo, le ricette regionali. Io di sto fatto sono innamorato, me fa impazzire. Bellissimo. Fa impazzire sta roba. Antonella, ci siamo? Ci siamo, ma ci tu siamo. Fammi capire una cosa, li porti su questi piatti? Sì. Dio che belli, mamma mia. C'è sta tutta la Sicilia, c'è tutta sta. La Sicilia. Mamma mia, mo vediamo se è buona sta pasta, va. Speriamo. Non compaiono spesso i primi e le paste qui su Bracemi ancora, però sto giro ci voleva. Camatosca, è cotta, coce però. Fa paura. Allora, questo piatto sta in Sicilia, ma sei a casa di un siciliano che cucina da Dio. Sono quasi commossa, veramente. Davvero? È buonissimo. Addirittura pure la ricotta salata, quella giusta da mettere sopra. Vero commovente. Ah, veramente, sì? Veramente. Sono riuscito a commuoverti. No, non te, Antonella, no, che so, bravissima. Dove io ti faccio incazzare? Invece sto giro sono riuscito a farla commuovere. Antonella, via qua! A Roma
quando una cosa è buona, diciamo mortacci quanto è buona. Mm. In Sicilia come si dice? È una libidine. Così si dice? Sì, una libidine. Ma la nove, una libidine, è buona. Ok, va bene. Ah, grazie. Antonio, noi continuiamo a mangiare. Mi mancava. Ok, va bene. Ah. E lei? C'è. Qua che c'hai, scusa? Qui c'è lardo di pata negra. Lardo di pata negra? Sì. No, praticamente ci abbiamo Briatore che mette il pata negra sopra la pizza, tu metti il lardo di pata negra sopra il maialino. Sì. Briatore, scansate! Ma che ne sa Briatore? Oh, lardo di pata negra, ma come ti è venuto fuori? Perché è uno dei agricoltori. Ma sai come si incazza con Sardegna? Vaffanculo, va. Cioè, secondo te ti davo il primo pezzo. Io mi mangio questa perché me la merito. Tu Paola puoi prendere quello che vuoi. Ho capito, okay. Ti hai preso il meglio. L'orecchia del maialino sardo è qualcosa di meravigliosamente buono. Senti come scrocchia. Madonna quanto cazzo è buono. Mortacci quanto è buono. Allora, finisce date, va? Buonissimo, buono. Senti, a Roma quando una cosa è buona si dice mortacci quanto è buona. Allora, in siciliano come si dice? La minchia. Ah, ok. E in Liguria? Belli. Ok, perfetto. L'occhio, ragazzi, l'occhio. Buono, ragazzi, ma mangiare tutto. Buono. Per naso. Quanto cazzo è buono. Ma ragazzi, non è finita. Paola, allora, la Sicilia ce la siamo mangiata? Sì. Buona? Buonissima. La Sardegna se la siamo divorata? Altrettanto buona. Ora passiamo alla carne, perché questo è anche e soprattutto un ristorante carnivoro. Sì. Perché Carmelo c'ha vari fornitori, si piglia le sue lombate, le mette qui a frullare nello stagionatore e gli dà quella chicca in più, quella frullatura in più che non guasta mai. La brace, poi c'è la brace. Cioè ragazzi, capito che connubio? Che connubio perfetto, brace, bistecche frullate, cioè tanta roba. Ci ha riservato una selezione italiana di 11 anni, un Italia di 11 anni, quindi a tutti gli effetti una vacca vecchia italiana. Wow! La carne però la facciamo prendere a Carmelo, perché io sono stanco a forza di alzare forchette, ragazzi, mi sono stancato. Ragazzi, di bistecche ne vedo tante, ne mangio tantissime, ne cucino un'infinità. Quando vedo queste scene di un dito che entra nella carne, insomma, e la carne rimane così, mi emoziono. Questo, ragazzi, è sinonimo di una carne adulta, di una carne matura, altrimenti se fosse fresca, pam, tornerebbe come un elastico, sì, no? Elastico, tipo gomma. E invece il fatto che rimangano le mie dita, ragazzi. Posso? Vai, devi. Questa c'ha una bella frullatura a sta carne. Senti pure il grasso come odora. Lascia presagire solo cose buone. E se ordinate un bisteccone, ragazzi, vi arriva così. Guardiamo un attimo. Direi, Paola, cottura perfetta, ti soddisfa? Allora, sì dal colore, ma dal calore. Io ci tengo a dire che le carni che vengono servite con un colore rosso, ma che sono ghiacciate al centro, mandatene indietro perché stai mangiando carne cruda. Io faccio così, assaggio. Si sente che è una È una carne sincera. Qua non stiamo a parlare di super razze, mega, una carne sincera. È una bella carne italiana, una bella vacca italiana, buona. Allora, questa è una vacca italiana, ha 11 anni, ha una bella consistenza, è buona, ha un buon sapore, è molto tenera. Vuol dire che Carmelo, grazie allo stagionatore, ha fatto un'ottima frullatura. Guardate come viene via, guardate. Molto tenera, c'è una bella consistenza sotto i denti. Ottima. Anche da questo punto di vista, questo ristorante mi piace, ha fatto l'ultima prova con una caramellina di grasso. Come dico sempre, non è grasso, ma è sapore, e io me lo sparo tutto.
e qui ragazzi si concentra ma la maggior parte del sapore di una bistecca. Il grasso non mandatelo indietro, il grasso mangiatelo, perché il grasso è sapore, il grasso è vita, il grasso è cultura, il grasso è tradizione, il grasso vi racconta quello che si è mangiato l'animale. In questo caso l'animale, lo so sicura, ha mangiato bene perché è buona. Di altissima qualità. Bella, buona, saporita, rotonda, buona, buona, buona. Ti hai due clienti, la serviresti una carne del genere? Come no, voglia. E senti, poi da chef verresti in un ristorante del genere? Perché no? Cavolo, certo, qua non c'è nulla da dire, è tutto da manuale. Da manuale, poi c'è anche la brace, io ce l'ho sempre detto. E ti è spuntato il sorriso, eccolo lì. Ragazzi, battute conclusive, questo ristorante è promossissimo e poi ha quel meraviglioso fascino dei ristoranti a trazione familiare, no? Quelli che sì. Tu entri e dici, oh, mi pare di stare a casa. È vero, è verissimo. Poi, in cucina sono usciti dei primi fantastici. Pazzeschi, pazzeschi. Il maialino era strepitoso e la carne con un'ottima selezione, cotta poi bene. Bene, bene, finalmente una cottura fatta a mestiere. Poi mi piace questa collocazione, mamma in cucina, papà alla griglia e la figlia che bello. Vabbè, accoglie. Posso dire una cosa? Dimmi. Abbiamo passato una giornata bellissima con loro e mi sono sentita a casa. Credo di avervi detto tutto, senti Paola, che fai? Torni ai prossimi video? Vediamo. Sa la tira pure. Va bene, amici, mi piace ancora. Un abbraccio, grande Carmelo, grande Antonella, grande Francesca. Un abbraccio, ciao, e che la pace sia con ciao, voi. Ciao! Ciao, ciao, ciao.